Seedorf per la Roma, di destra, gol! Vince la Roma, la nona edizione del derby degli youtuber. Sono in due lì, c'è Steve, a giro! Il Milan l'ha ribaltata, non ci posso credere, è 7-6! La rimonta più folle della storia del derby degli youtuber. Ragazzi e bentornati qui sul mio canale, ma soprattutto benvenuti in questo super derby degli youtuber. Per la prima volta le squadre che hanno vinto l'ultimo derby degli youtuber, in questo caso Lazio-Roma di settembre e Milan-Inter di novembre, si affrontano in una sorta di supercoppa che oggi metterà di fronte il Milan, che ha vinto clamorosamente in rimonta contro l'Inter dopo che era andata sotto di 6 gol, e la Roma, che tra le polemiche, con sofferenza, con il rigore prima sbagliato e poi ribattuto, ha vinto ai calci di rigore contro la Lazio. Siamo qui a Roma, al centro sportivo Ciriaci, ma prima di presentarvi chi commenterà la partita e quindi due telecronisti, prima di presentarvi le squadre, perché ci sono anche delle assenze, non posso che ringraziare OneFootball, che anche oggi è il main sponsor di questo super derby degli youtuber, e anche oggi ovviamente, come sempre, c'è un contest, un giveaway che vi lascio qui sotto in descrizione e al quale potete partecipare ovviamente in modo gratuito. Vi basta cliccare sul primo link che trovate in descrizione e partecipare al contest, mentre compare Mirko, incredibile, pazzesco, il primo colpo di scena, ma è tutto pronto. Sono tre piotte va a giacca, Se voi cliccate sul primo link che trovate in descrizione, vi si apre una pagina meravigliosa in cui compilate un modulo e partecipate a questo contest. Cosa si può vincere col contest? La possibilità di partecipare e di vedere dal vivo la finale di Coppa Italia 2022. Ovviamente viviamo in un momento storico un po' particolare, con tante novità da un giorno all'altro, quindi se per caso qualcuno dovesse decidere di mandare a porte chiuse la finale di Coppa Italia, avrete la possibilità di scegliere un'altra partita da vedere allo stadio. Quindi il modo, la soluzione si trova sempre. Mi raccomando, primo link in descrizione, in bocca al lupo a tutti i partecipanti. E poi naturalmente vi comunicheremo come sempre il vincitore su Instagram, dove vi invito a seguirmi. Ma ora signori, è tempo di parlare di Milan-Roma ed è tempo di presentarvi chi commenterà questa partita. Fuse Gamer e Om. Ragazzi, benvenuti, vi passo il microfono con un certo stile. Mi metto in mezzo tra voi due. Chi è la prima voce? Ditemi, perché qua... Perché mi tocchi il culo? No, vabbè. Ah, è perché porta bene? Mi hai gasato questa intro. Siamo due prime voci. Due prime voci? Assolutamente sì. Perché io sono abituato con i Pirla SV che, insomma, Pierino parla di più, no. Ma secondo te, no, tu vuoi sempre alzare la qualità, è normale che oggi siamo qui io e Fuse, non i Pirla SV. Ah, salutiamo. Attenzione, qui siamo già nel flame più totale. Allora, ragazzi, sapete che faccio? Cosa? Vi lascio il microfono, che questo mi sembra già un buon punto di partenza. Okay. Mi vado a cambiare, perché lo ricordiamo che io sarò il capitano della Roma e devo scendere in campo. Ma intanto vi do la possibilità di fare due cose molto interessanti. La prima, di presentare intanto i partecipanti, perché loro li vedranno in grafica, e poi di andarli ad ascoltare. E poi andiamo dentro con le emozioni delle match. Quindi vi lascio il microfono, mi trasformo da conduttore a capitano, che è sempre con la C. Ciao! Vai! Ciao! Partiamo subito con le formazioni della squadra di casa, in realtà, perché il Milan giocherà in casa questa partita. Esatto. In porta abbiamo Giulio Mengolini. In difesa abbiamo il buon Mirko Di Nirchiop, Zoccolo Duro e il buon Steve. E poi nella zona offensiva del campo il Milan ha il fenomeno, il pallone d'oro di YouTube Italia, Of Samuel, Aoso Danilo, Danilo in telecronaca, Harry Lazza, che conosciamo molto bene, devo dire, e Daniele Brogna come punta. Mentre la Roma? Beh, dal lato romano conosciamo uno dei portieri più forti visti per ora nelle competizioni giocate, ovvero Antoine. Poi abbiamo là dietro Sikwolf, Ivan Gieco e
gladiatore giallo-rosso. Davanti a loro abbiamo Akira Kundispa, che tra l'altro quest'estate sorpresa l'abbiamo visto con una maglia diversa. Sì, sì, sì. Possiamo dire che praticamente Kundispa è Libra dei derby. Esatto. Degli youtuber. Chissà nel prossimo derby dove finirà, lo scopriremo. Comunque poi chiudiamo con Simo Workout ed infine ovviamente il capitano Federico Marconi. A voi la linea. No, aspetta, l'intervista. Abbiamo qui Federico Marconi. Ciao, piacere. Federico Workout. Ah, Federico Workout. Come stai? Negativo. Negativo. Quella è la cosa primaria, più importante. No, per la partita, dicevo, sono negativo per questa partita perché secondo me avremo schifo. Ok. Però sono stato il man of the pre-match perché sono quello che si è allenato meglio. Cioè, non so se avete visto. Tutto off camera, tutto... ovviamente. Ah, quando lo facciamo con le braccia... Nessuno. Sensazioni molto buone, nel senso, sono molto contento di giocare dopo quasi 13 anni che non faccio una vera partita di calcio. Harry, sei più forte. Allora sei qui. Sei qui per rappresentare, esatto, Lelitz, a me non mi interessa di più la Roma. Sei consapevole che devi dimostrare più di Samuel che sei un milanista doc? Beh, quello sicuramente, ma anche Samuel mi sa che è un milanista doc. E tra l'altro Samuel è anche pallone d'oro di YouTube Italia. Sicuramente abbiamo un centrocampo forte e lo metteremo in atto quest'oggi. Ti senti superiore a lui? A Samuel? No. Beh, dimostra. Samuel gioca ancora, io ormai sono già vecchio, sono una leggenda. Però dimostrerai di essere superiore a lui? Oggi ovviamente sì. Samuel, allora io ti dico, R prima ha detto che oggi sarà più decisivo di te. Confermi? Confermo, certo, certo che sarà più decisivo di me. E cosa vuoi dire al portiere avversario? Che perderà, cosa vuoi che gli dica? Beh, lo puoi anche guardare in faccia mentre glielo dici. Perderai, verrai umiliato, hai capito? Guarda, io ti tingo il pallone d'oro d'argento. Quindi stai attento a te. L'ultimo derby è andato bene perché sei nel rigore decisivo. Speri di essere ancora più decisivo oggi? Guarda, l'importante oggi è vincere, anche perché questa partita... Bagnata, parmigiana! Cazzo! La partita ce la siamo meritata vincendo quella lì, quindi oggi è importante soprattutto dimostrare di essersela meritata, non solo contro la Lazio, ma anche oggi. Che sensazioni state provando a non partecipare al video in nessun tipo di modo, né commentatori, né giocatori, né niente, insomma, la vostra inutilità oggi, quanto è pesante, quanto incide? Allora, ci sentiamo molto offesi perché siamo stati rimpiazzati da due telecronisti non al nostro livello, insomma, quindi in questo derby, in questa partita, chiediamo già scusa per la scarsa qualità che vedrete. E chiudiamo, siamo verso la fine di queste interviste, prima di giocare siamo qui con il capitano della Roma, Federico Marconi. Che assomiglio a quello che ha fatto l'intro, ma in realtà non sono io, vedete, è un altro outfit. Questa parte è tristissima. Un'altra maglia, no, vieni qua Fede, sei carico, sei pronto, sensazioni? Sensazioni, allora, non so se avete parlato delle assenze, ma ci sono, e io cito quella di Zlatan come prima, perché è il nostro giocatore chiave, infortunato, tra tanti positivi, lui è l'unico non positivo, ma infortunato, però abbiamo preso Kun proprio per sostituirlo, quindi se il Milan era favorito prima, con Zlatan in campo ora lo è ancora di più, mettiamo le mani avanti. Senza scaramanzia, perché è così. Però proviamo a divertirci, cioè ci divertiremo di sicuro. Sarà una bella partita e poi chi lo sa cosa può succedere in campo. Abbiamo il capitano più forte di quest'oggi, perché di capitani ce ne sono due, ma il più forte è qui, Daniele Brogna. Ciao ragazzi, ciao. Ho il treno alle 18, se possiamo gentilmente. Cosa ti aspetti oggi da questa partita? Speri di far gol perché sei la punta oppure fornirei tanti assist? Spero di prendere il treno, alle 18 avrei, vi ricordo, il treno. Spero di fare gol, assist, ma soprattutto di vincere. Preferisco non segnare, non fare gol, ma vincere. L'umiltà ragazzi. Ti faccio una domanda secca, se dovessi scegliere vincere la partita e perdere il treno o prendere il treno e perdere la partita? Questa è improvvisata, perché non sapevi del treno, quindi... Complimenti, e vincere la partita e tornare a piedi a Lecce. Questo è un capitano. In bocca al lupo, Dani. Vado che ho il treno. Vai, 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 vai. Ci siamo. I ragazzi stanno entrando in campo. Sono belli caldi. Ci sono. Partiamo con la presentazione prima della squadra di casa, il Milan. Partiamo quindi dalla porta con Giulio Mengolini. Poi lo zoccolo duro. Mirko dei Nirchiop, Steve, Danilo, Off Samuel, Harry Lazza ed infine il capitano Daniele Brogna! E io passerei alla Roma! In porta! Antoine!
il buon Sikwolf, Ivan Grieco, gladiatore giallo-rosso, Akira, con il numero 9, Kun Dispa, Simo Workout e il capitano Federico Marconi. Ci siamo per il super, il primo super derby degli youtuber, Milan-Roma, e si parte con la Roma, con Kun Dispa che scarica subito sulla destra per Akira, che subito perde il pallone. Vediamo qui la qualità della Roma. Zoccolo duro, avanza a campo, Massimo Murcato avanti, ma il lancio per Eri Lazza, Eri la può mettere al centro, vediamo cosa farà il 9, palla in mezzo, Samuel, la parata di Antoine come al solito, e ancora Antoine! Che mostro! Ancora decisivo! Primo squillo del Milan, ma Antoine c'è! Credo di sì, attenzione, Samuel! Col destro, traversa, traversa per Antoine! Ci credo! Assurdo, ragazzi! Mamma mia, che emozioni! Sono passati veramente pochi secondi dall'inizio della partita. Il giocatore in più, quello che veramente ti può cambiare le partite. Attenzione Samuel, cerca il dribbling, lo ottiene. Samuel allarga dall'altra parte, dove c'è Mirko, potrebbe crossarlo in mezzo, lo fa, attenzione! Ivan Grieco. Vedremo oggi se sarà il secondo gladiatore giallo-rosso della partita. Beh, perché il primo è Antoine, ovviamente. No, perché il primo è gladiatore giallo-rosso. Ah, ok. Palleggi di prima quasi per questo Milan, che gioca ovviamente e giustamente palla a terra. Samu si gira, attenzione, parte. Attenzione Samuel, punta Sikwolf. Samu è sempre lui, prova col mancino! E la rete del Milan! 1-0, subito lui, il pallone d'oro di YouTube Italia. La giocata, possiamo dire, del fuoriclasse. Qui ha tirato fuori tutta la sua tecnica, la maestria, le sue gambe, i suoi quadricipiti. Devono provarci con Akira, calcio di munizione, attenzione. Vediamo un Federico Marconi carico. Federico, penso che da lì ci proverà. C'è anche Kun, però. Non solo Fede sul pallone, attenzione, ma parte però il capitano Federico! Col destro, Mengolini c'è! Mengolini. Che punizione! Kun Dispa, attenzione, lancia dentro per Simo. Simo, il pallone buono, attenzione, ci prova, Mengolini c'è! Chiama uno schema, chiama tutti i giocatori dentro, prova a metterla in mezzo direttamente di qui. Il pallone rimane lì, attenzione, palla a terra, Sikwolf, allora si gira. Può ripartire la Roma adesso con Fede Marconi che stappa il pallone, prova il lancio lungo su Simo, che corre, Simo, attenzione, Simo ci prova! La Roma c'è, Andrea. Sulla sinistra, alla Lorenzo Insigne, la scarica per Danilo. Danilo, una finta. Ancora Danilo che sta giocando un'ottima partita fino ad adesso. Samuel, Samuel una finta. Ancora Samuel! La palla sulla destra per Mirko Denilchiop che si fa trovare sempre pronto. Zoccolo duro, la palla in mezzo. Harry, Harry la... Non è calcio di punizione per l'arbitro, anche se... Attenzione! Che giocata! Federico. Questo Mirko Denilchiop è assurdo perché va avanti e indietro. La parata di Mengolini, forse c'è anche un fallo. Simo che è entrato direttamente sul portiere, Andrea. Come abbiamo detto prima, un Mirko Denilchiop davvero scattante lì sulla destra. Effettivamente sì. È dappertutto, ovunque, anche qui in telecronaca. Mirko c'è, avanza, Harry si allarga, controlla il pallone, alza la testa, potrebbe metterla in mezzo, entra dentro l'area, la faccia, Samuel che ci prova, che tiro! Mamma mia, colpo sicuro, Samuel, doppietta per lui. Questo Samuel sta facendo veramente la differenza, lo si vede da queste giocate. Abbiamo qui Samuel, la sponda per Mirko Denilchiop, col sinistro, Samuel, Steve! 3-0 Milan, un punto, un gol importante, un gol molto importante questo, perché come dicevamo mentalmente adesso la Roma è tosta sul tiro di Steve appunto.
Ci sono intanto delle discussioni tra Sequolf e Fede. Mirko, finisce qui il primo tempo. Direi un risultato meritato del Milan. La Roma non c'è, il Milan c'è. Henry e Samuel, sono due al centro, sono i più forti e noi non riusciamo a marcarli mai. Il problema è che loro hanno due spesso forti, come ha detto lui, sei più forti, sei a centrocampo, noi siamo un uomo a centrocampo che è lui. Fa una cosa molto semplice, eh. Lui marca uno, quello che da quell'altro vanno dritto. Tutti proprio... così. Ovviamente io durante la partita mi incazzo qua, dire, dico torna, ma lui non c'entra niente. Quando vede che Simone sta sempre sulla, è normale che avanza. Abbiamo qui il capitano, la prima domanda che gli pongo: cosa non ha funzionato in questa Roma? Ma non è che il problema non è cosa non ha funzionato nella Roma, ma che il Milan ha funzionato troppo. Perché loro sono forti, più forti di noi, lo sapevamo. Adesso possono succedere due cose: o continuiamo a vederli giocare, oppure giochiamo anche noi, che è un po' quello che speriamo di fare, perché abbiamo provato un assetto con delle assenze evidenti che abbiamo e dei limiti evidenti che abbiamo rispetto a loro, perché sono più forti, c'è poco da fare. Quindi dobbiamo stare un po' messi meglio in campo e ripeto, ci ha fatto comunque bene il primo tempo perché abbiamo visto come giocano loro. Vediamo se mettiamo in pratica quello che abbiamo capito in teoria. Ma diciamo che dietro si fa abbastanza fatica, anche se non sembra dal risultato, perché Simone corre e io alla mia età stargli dietro faccio fatica, però per ora basta non lasciargli troppo campo, speriamo, ancora c'è un tempo. Ancora Harry, può provarla? Ancora Harry, si porta tutti a spasso, ma Federico chiude. Ancora Mirko sulla destra, Federico riparte, ma ancora Harry, Federico resiste, ancora Fede, se la porta in avanti con Mirko, ancora Fede, sulla sinistra la palla in mezzo. Che palla cavalcata, fuori. Non supportata dai compagni, vorrei dire... che riapre qui per Steve, che adesso ha un po' di campo, attenzione Steve, potrebbe andare avanti, potrebbe andare al tiro, ci prova, attenzione, tira giro l'incrocio, pieno! Odira Gir! Akira, 1-2 con Fede, attenzione, ancora Federico, un po' fortunata, qui la Roma tira giro di Fede, Mengolini c'è e ci sarà sempre. Intanto però la Roma con Simo che prova a tirare. C'è Sequolf. Sempre lì pronto. Sempre Sequolf. Attenzione con Dispa. Controlla il pallone. Riesce anche a girarsi. La palla dentro per Simo che non riesce a controllare. Oh mio Dio. Stava per segnare completamente a caso. Cosa abbiamo visto? Sarebbe stato il primo gol della Roma. Avanza lo zoccolo duro per il Milan. 1-2 con Harry. Akira recupera il pallone. Attenzione. C'è la Roma. In attacco con Akira. Zoccolo duro. Mamma mia, che difensore oggi è stato. La palla per Brogna, che ci va col sinistro. 4-0. Eccolo qui, il numero 9, l'attaccante del Milan, che fa 4-0 e forse spegne le speranze della Roma. Brogna può scaricare la palla, invece no. Che giocata di Brogna. La palla dietro per Harry. La parata di Antoine. Rimessa laterale per la Roma, attenzione, sì, qui con Dispa cosa ha fatto? Ha nascosto il pallone, prova il tiro, Mengolini c'è, bellissimo. Sfortunata, sfortunata questa Roma, perché questa poteva essere un'occasione importante, invece c'è Mengolini. La palla per Antoine che si aggiunge come altro difensore, la palla in attacco, c'è sempre Samuel che la scarica per Harry. E prova il tiro! Harry Lazza! Che gol ha fatto! 5-0! Una giocata incredibile! Ma Harry Lazza... Dici Harry, vieni qua, vieni qua! Mascara? Attenzione! Incredibile! Hai capito? Sì, sì, sì. Ragazzi, abbiamo visto un gol di fantascientifico, direi, di Harry Lazza. Riparte adesso però la Roma, che ovviamente continua a giocare. Attenzione, sono Samuel. L'appoggia qui a Brogna, che l'appoggia ad Harry. Doppietta di Harry Lazza. Brogna deve prendere un treno, quindi se ne va. No, per tutti coloro che staranno pensando che fosse un tiro sbagliato, era un assist. La sportività. Non è vero, era un tiro sbagliato, ragazzi. L'abbiamo visto bene noi d'accordo. E riparte il Milan con Harry Lazza. Attenzione, 3 contro 1.
Samuel la può scaricare. Vedremo se ci sarà il gol. E il gol di Daniele Brogna. Ricambia il favore, Samuel. Akira, si inserisce. Attenzione qui, Simo, la finta del tiro. Di nuovo la palla lì, attenzione, occasione buona per il Milan. Mengolini c'è, la palla rimane lì. Occhio! No. Madonna, ragazzi! È gol! Ma poteva veramente essere... succedere di tutto! Che nonostante il punteggio di 7-1, continua a giocare. Questo per farvi capire quanto i ragazzi della Roma abbiano un orgoglio. Attenzione! E il gol! Che gol! Il gol! 7-2! Vai, la figuraccia l'hanno rimossa. Non c'è il 7-1. Non c'è il 7-1. C'è il 7-2 della Roma. Mancano 6 minuti più il recupero, credo. Beh, un gol al minuto, Andrea. Federico, attenzione. Akira, attenzione alla scarica per Simo, che non ci arriva. Però la Roma ha avuto una reazione almeno in questa partita. Qui Samuel entra dentro l'area col destro a fil di palo e qui c'è Brogna. Attenzione, calcio d'angolo battuto. Zoccolo duro. Ci può provare col destro. Eccolo qui. Il gol tanto meritato. Per quanto mi riguarda, man of the match. Non so per te, Omar, forse Samuel o Harry o Brogna. Adesso andremo anche a sentire questi protagonisti. Questo Milan, un Milan impeccabile, sorprendente. Da Samuel ci aspettavamo tanto, ha dato quello che doveva dare. Un Milan compatto, una Roma forse dalla quale ci si aspettava di più, non una disfatta del genere. Però adesso andiamo a sentire i protagonisti, Andrea. Brogna e Marconi, al di là di tutto è stata una bellissima partita. Peccato per la Roma per questo risultato abbastanza umiliante, possiamo dirlo. E ragazzi, cosa ne pensate di questo super derby? Parto io che poi lui dopo risulta. Allora, risultato che non lascia spazio a nessun tipo di polemica. Erano più forti, l'ho detto all'inizio della partita in modo molto reale. Io ieri ho ricevuto la notizia di Zlatan assente. Purtroppo la differenza in campo, dire che si sia vista adesso è facile. Io mi auguro che si possa rigiocare presto un Roma-Milan e che si possa evidenziare, insomma, quanto sia un valore aggiunto. Per oggi non c'è replica. Loro hanno strameritato, sono stati una squadra con dei talenti ben messi in campo. Bravi loro, complimenti per la sportività. E nulla, adesso alzano la coppa, ma questo lo sapevamo già. Quindi, Dani, si va a perdere il treno? Allora, vittoria meritata, però onore alla Roma che anche sul 6-0, 7-0 ci ha messo l'orgoglio e ho temuto, a una certa mi sono un po' strizzato addosso. Però vittoria meritata. Ma se dicevi in campo tanto non c'è tutto. Abbiamo un treno alle 18, ti ricordo. Quindi ragazzi, la coppa gentilmente. Sì, consegniamo la coppa. Grazie a tutti, ottima partita, molto sportiva, quelli della Roma ci hanno creduto fino alla fine, mi hanno fatto correre fino alla fine, non ho più l'età. Ciao ragazzi. Non ha più l'età, ma corre più di noi messi assieme. Esatto, è più di giocatori della Roma da quello che abbiamo visto. Sentiamo anche uno dei migliori in campo, sono l'MVP di questa partita, Samuel. Samuel, sì. Questa partita hai dato tutto. Non sta sudando intanto. Non sta sudando. Potrebbe giocare un'altra partita? Sì, magari. Come l'hai vissuta? Ah, è stata una bella partita, intensa, e ho cercato di dare il massimo per i colori del mio cuore, insomma. Quindi sono felice che abbiamo vinto, di grande misura, e ci sta bene così. Complimenti di nuovo, Sam. Complimenti di nuovo al Milan. Il segreto per giocare così è mangiare riso col pollo. Ok, quindi mangiate riso col pollo. E se potete anche la pizza riso col pollo. Ripetiamo, complimenti al Milan sia per aver vinto questa partita sia per la vittoria nella realtà. Complimenti. Ragazzuoli, allora siamo giunti al termine di questa prima edizione del Super Derby degli YouTuber.
Me lo aspettavo più equilibrato? Sì. Però mi aspettavo che il Milan potesse vincere, perché torno a ripetere, lo dicevo prima nell'intervista, sono, erano e hanno dimostrato di essere più forti, vittoria assolutamente meritata. Però io mi auguro che supporterete, a prescindere dal risultato, questo evento, perché l'avete fatto dal vivo. Anzi, vi devo dire la verità, per i tanti tifosi della Roma che sono accorsi qui oggi, un po' mi dispiace, cioè mi dispiace ancora di più che il risultato non li abbia gratificati. Però c'è sempre il derby di marzo, prima ci sarà quello di febbraio di ritorno a Milano, e tanti altri eventi in cui la Roma potrà, avrà la possibilità di redimersi, sempre con il vostro supporto. E poi niente, non so più che altro dire, quindi never give up e ci vediamo presto. Ciao!